oggi vengono a sistemarmi questo, che è un meraviglioso regalo dell'inquilino del piano di sopra. Le righe a matita le ho fatte io nel tempo, ce ne sono di varie perché man mano la macchia si è allargata. Ora sembra essere secca, devono riempirmi questo meraviglioso buco e poi pomeriggio dovremo pulire il disastro che faranno perché sicuramente ci sarà dello sporco da recuperare in giro, no? E niente, questo è il nostro obiettivo della giornata, vedere il bagno tornare a uno stato decente, anche perché era perfetto prima che succedesse tutto sto casino e dovessero anche farmi un buco. Vi tengo aggiornati. Eccoci qua, ho già raccolto un po' di sporco in giro. Questo è quanto. Lì, vabbè, devo lavare la mezzaluna della lampada e rimetterla. Dovranno darmi un'altra mano perché, come potete vedere, si vedono ancora gli aloni. Quindi torneranno, ebbene sì. Eccole lì, vedete le macchie che riemergono dalla pittura? Il buco è stato chiuso, sono stati fatti tutti i lavori con la malta anche di qua e quindi niente, dovranno tornare, è andato uno prima mano, ha rifatto tutta la parte in cemento e tutto e niente, quindi bisogna avere pazienza perché ci sarà un altro giro. Ora sto tenendo aperto perché ovviamente hanno lavorato qua dentro, oltre per far asciugare, ma soprattutto perché sono stati qua dentro in due a lavorare, quindi anche no, anche qua. Bisognerà tenerlo monitorato perché mi sembra che sì, ma anche no, non mi piace, però primo giro e poi vedremo. Mi tocca pulire invece tutto sto disastro e dare una disinfettata in giro, dare una pulita anche qua, ci sono macchie di pittura sulle porte in giro. Adesso facciamo tutto. Buongiorno, non sono sparita. È che sto lavorando un po' perché al lavoro ci sono un po' di malattie, quindi sono un po' impegnata. Vi faccio vedere al volo due robine che ho preso, una da H&M e una da Tiger. Questa è una felpa di cotone molto bella. Qua non si vedrà mai. Allora, cambiamo posto. Eccoci qua. Così almeno si vede qualcosa perché veramente in cucina c'è più luce, ma non ho un piano d'appoggio libero in questo momento. Allora, al contrario, è un lilla scuro, un colore così che non si vede ovviamente con questo cielo grigio. È della linea dell'uomo perché aveva dei colori più belli e soprattutto. Le felpe tipo oversize della linea donna costavano 19,90 euro. Quelle della linea uomo 9,90. Ho preso un XS e mi va comunque abbondante. Questa è la linea. E hanno anche i pantaloni, ma non avevo voglia di
di provarli, perché devo togliere le scarpe, devo togliere i pantaloni, avevo la giacca, tutta una serie di cose, però penso tornerò, cioè se ricapiterò ad H&M andrò a vedere. Il colore non si vede bene, adesso mi avvicino alla finestra, vediamo. Qui è questo. Ce n'erano tantissimi. È un blu lilla, un po' avio, un colore così. Ho detto inizio a prenderne, volevo prenderne due, però ho deciso di iniziare con una e vedere come va, sia da mettere in casa, sia da mettere volendo fuori o per andare a fare una camminata morbida, bella, leggermente calda perché comunque dentro è un po' pelusciosa, come si può vedere qui. Bella, mi è proprio piaciuto. I colori bellissimi, molto più belli della linea da donna, molto molto più belli. Poi, già che eravamo in un posto dove c'era Tiger, sono andata a fare un giro. C'erano delle cose molto carine, ma di cui ovviamente non avevo il benché minimo bisogno, che quindi non ho preso, ma ho preso queste etichette. Io quelle color cartone le uso sempre, sia a Natale per mettere i nomi sui pacchetti, sia se devo comunque fare un regalino, le uso sempre anche per altre cose. Se devo mettere un'etichetta a qualcosa, sono sempre molto belle. Poi con i timbrini riesci comunque a scrivere anche in modo un pochino più simpatico se non si ha una bella scrittura o comunque se magari non piace, ecco, vedere una cosa scritta a mano. E hanno fatto degli altri colori, questi quattro. All'inizio avevo preso soltanto questi due, però mi piacevano anche questi, 1 euro l'una li ho presi tutti perché ho detto tanto, anche che ne so, più avanti avremo un battesimo, devo fare un pacchettino, un bambino, quindi lo metto blu, sapete che richiamo le bavagline quando faccio il pacchetto rosa, nel senso, sono molto carine, sono le solite etichettine, niente di esaltante, però 15 per pacchettino, 1 euro l'una e secondo me fanno il loro e sono carine, molto carine. Quindi le ho prese, mi piacciono molto. E poi la felpa d'H&M, basta. Devo cambiare i decori, bisogna togliere questo inverno che ancora imperversa in casa e trasformarlo in primavera perché sono stanca, ma non ho tempo. Questa è la roba che ho stirato l'altro giorno al volo ed è ancora tutto qua, tanto per rendervi l'idea. Sono un po' arrabattata ultimamente, ecco, quindi magari farò dei pezzetti di video che metterò insieme per dare un minimo di continuità e di senso, ma questo è quanto, la situazione è questa, adesso la metto da lavare così poi magari me la vedete anche su, invece che i miei maglioni spaiati che uso in casa. Vediamo, perché anche per andare a camminare mi piace molto, bella, o per andare a lavoro. Tanto poi mi cambio sul posto. E vi faccio vedere due primuline che ho preso. I colori li ho scelti in metà. E niente. C'è un terzo vasetto. Quindi volendo ne potevamo prendere una terza, ma ci siamo persi via. Ne abbiamo prese solo due. Prossimamente, prossimo giro al supermercato ne prendiamo un'altra. Ho voglia di mettere mano ai balconi, di sistemare tutto. Non oggi perché c'è una giornata terribile. Infatti in montagna sta nevicando. Ma prossimamente, però bisogna capire se il condominio farà i lavori col 110 o no, perché in tal caso non faccio niente, aspetto di vedere come mi conciano il balcone prima di mettermi a mettere fiori, piante, cose, quindi mi tocca aspettare, ecco, purtroppo. Prima cosa c'è la monstera che ha buttato fuori queste due nuove foglioline. Credo che in questo angolo abbia trovato veramente la sua dimensione perché sta facendo foglie, se la gestisce proprio in autonomia ed è tutta davanti alla finestra, ma in un angolino che non va mai al sole o altro. E quella è la stella di Natale invece, che ha perso tutte le foglie, tutto quanto, ma sta ributtando fuori. E avevo letto che andava tagliata a 10 centimetri, messa al buio così, però ha iniziato a buttare fuori subito le foglie e quindi mi è spiaciuto ovviamente e l'ho lasciata così, vediamo che ne sarà di lei. Adesso vi saluto perché ho preparato una schiscetta con quinoa e
e zucchine tonno e vado a lavorare. Perché è ora, vado a prendere il mio trenino, quindi ci riaggiorniamo poi con calma. Questa settimana è così. Settimana scorsa è stato un delirio, infatti non sono riuscita neanche a mettere insieme due robe e da pubblicare e vediamo come andrà. Oggi è martedì, tra l'altro, perché ieri sono stata tutto il giorno a lavoro. Ultimo ma non ultimo, mio fratello mi ha regalato per il compleanno l'abbonamento a Casa Facile e a Sale e Pepe, quindi ho ricevuto il primo di questi, invece il primo dell'altro partirà da marzo forse, non da febbraio, quindi lo aspettiamo, non l'ho ancora aperto, l'ho portato su ieri sera tornando a casa e appena un attimo me lo sfoglio con calma. Che bello, sono molto felice.